Martedì 11 dicembre, ben ritrovati con il TGL News. È stata purtroppo una mattinata caratterizzata da diversi e gravi incidenti. Nel primo avvenuto alle prime luci dell'alba a Ceriano di Carpaneto, un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto, pare a causa di un improvviso malore. Intorno alle 10.30 un camion e una motocicletta si sono invece scontrate su strada Carosana. Ad avere la peggio il motociclista, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Infine, intorno alle 12, lungo la via Emilia Rottofreno, un furgone con alla guida un uomo di 38 anni si è scontrato con un'auto guidata da una piacentina di 37. Le persone coinvolte nell'incidente sono rimaste ferite, in particolare la 37enne è in condizioni molto gravi. Cambiamo argomento. Un cittadino che desidera mantenere l'anonimato si è fatto carico di pagare tutti i costi della ristrutturazione della sala consiliare di Piozzano. Il piccolo comune non avrebbe infatti potuto pagare il restauro degli affreschi antichi e così un benefattore se ne è fatto interamente carico a patto di restare sconosciuto. Il sindaco ha poi espresso soddisfazione per il risultato ottenuto grazie alla generosità di un semplice cittadino. Parliamo ora di salute. La teleriabilitazione in logopedia è l'innovativo progetto che l'ASL di Piacenza ha presentato ieri e che offre un servizio in più ai 115 pazienti presi in carico per la terapia logopedica. Dietro c'è la logopedista Michela Benvenuti che ha partecipato a un bando di ricerca. Ad oggi la sede più utilizzata è stata quella di Bobbio, che ha catalizzato i residenti di Marsaglia, Perino e proprio Bobbio. Invece a Fiorenzuola se ne contano una decina, a Castel San Giovanni 6. La maggior parte dei pazienti si è infine dichiarata soddisfatta di questo innovativo trattamento. Chiudiamo con lo sport. Il fine settimana in chiaroscuro delle squadre piacentine sarà analizzato questa sera alle 20.30 su Telelibertà nella nuova trasmissione di Zona Sport, riflettori puntati in particolare su pallavolo, basket, rugby e scherma. Questa è la nostra ultima notizia, il TGL News torna più tardi. Buon pomeriggio.